Questo concerto che, come dicevo, abbiamo voluto soprattutto per i nostri ospiti, per presentare un aspetto di noi, qualche cosa che sentiamo, che ci rappresenta molto, perché questa musica che tra poco ascolteremo è una musica del tutto particolare, affonda le radici in una cultura popolare, perché la matrice è quella, ma poi diventa qualche cosa di diverso, qualche cosa di inedito anche, perché una formazione del genere è molto particolare. Forse lo si capisce già dagli strumenti, perché vedete percussioni, vedete arpa, oboe, strumenti insomma abbastanza classici, e poi lì c'è una zampogna che chiaramente invece è legata a tutto un altro, rimanda a tutto un altro mondo culturale e sonoro, che è naturalmente quello della novena di Natale. Oggi ci apprestiamo all'8 dicembre, quindi si apre ufficialmente, almeno una volta si apriva ufficialmente, la novena che veniva portata in tutte le vie, in tutte le piazze. La tradizione della zampogna è quello, ma oggi ci piace pensare, ecco perché dicevo questa, vogliamo che ci rappresenti questo evento culturale stasera, perché così come noi siamo un popolo, i molisani, che ecco, abbiamo molto forte, molto saldo il senso delle nostre radici, esattamente come la zampogna, abbiamo però un desiderio di andare avanti, di fare di questo passato qualcosa che ci proietti nel futuro. E questa zampogna rappresenta anche questo, perché non è una zampogna normale, è la zampogna appunto del maestro Piero Ricci. Il maestro Ricci ha fatto della zampogna uno strumento diverso. La zampogna, adesso lo dico anche per... io sono profana quanto voi, quindi mi scuserete, ma insomma voglio semplificare. La zampogna armonicamente è uno strumento della tradizione che ha due sole note armoniche, diciamo, due accordi, va? Per cui riusciva a suonare poco più della novena di Natale. Il maestro Ricci ha fatto una modifica tecnica al suo strumento tale che oggi questa zampogna riesce a coprire tutto l'arco armonico quasi completamente, e quindi comprendete bene come è diventato uno strumento a tutto tondo. Questo ha consentito di essere addirittura inserita in formazioni orchestrali, ma non qualunque, un'orchestra tanto per dire. Maestro Ricci ha portato la sua zampogna, la nostra zampogna, perché io con orgoglio ce ne appropriamo subito, alla Scala di Milano sotto la direzione di Riccardo Muti. Questo è avvenuto per un'opera di Paisiello che prevedeva una partitura per zampogna che il maestro Ricci ha dovuto riadattare ed eseguire, e qui capite bene che è stato il massimo della consacrazione per uno strumento così povero, legato proprio al presepe, ai pastori, alla vita pastorale che pure tanto ci appartiene, ai nostri tratturi, no? Quindi ecco perché con molto piacere davvero stasera che questo concerto si incastra nel quadro dei nostri eventi qui al MACI, proprio come omaggio ai nostri graditissimi ospiti, che sia un piccolo biglietto di presentazione che vi fa cogliere, come spesso accade, accade col gusto e accade anche con la musica, è una delle forme più immediate di conoscenza, no? Ci vogliono poche parole, bastano due note, basta un sapore per capire delle volte tutto un mondo. E quindi vorremmo veramente presentarci a voi, accogliervi da amici con le note di questa formazione. Vi ricorderò poi i loro nomi, ma ci sarà l'amico Duilio che ci coadiuverà nel presentarvi i brani, perché è giusto sapere anche come si collocano, qual è lo spunto che vi ha generati. Un saluto cordiale ai miei concittadini, ai nostri amici molisani. Presidente, lo abbiamo fatto tutte le sere, direi che insomma questo padrone di casa è un po' restio alle chiacchiere, però insomma accogliamo gli amici come abbiamo fatto finora. Ma per intanto benvenuti, la gente ce n'è tanta stasera, ma ancora arrivo, perché siccome solitamente ci c'è sempre la mezz'ora di ritardo, perché diavolo ci danno tempo, infatti se la stanno prendendo comoda, perché poi le serate al MACI, questo è il terzo anno che le facciamo, quindi non è solamente, siamo al terzo anno per gli amici ospiti, lo diciamo, ecco perché poi tanta gente. Stasera invece il concerto che abbiamo cercato, voglio dire, voluto, anche gli amici che hanno lavorato, la dottoressa Vitullo, la nostra responsabile del presidio turistico e anche del nostro presidio culturale, ha voluto offrirmi qualcosa che si coniuga con tutte quelle che sono le branche della musica, tutto sommato.
non riuscivo a spiegarmi l'avvocato Pigliotti. Io per l'avvocato Pigliotti prima o poi mi dovrò pure togliere qualche sassolina nella scarpa. Lo faccio stasera perché mi sono talmente adesso spacchettato e ho perso talmente tutta una corsa di cielo di cui ero impacchettato quando mi ha presentato ad un suo convegno. Ero stato appena eletto, dice ancora corsa di cielo, fanno ancora impacchettato. Beh, mi sono solo spacchettato, perché tra l'altro c'è anche altro tubo fuori, mi pare insomma che qualcosa è successo, poi magari ci dirai tu, ma veramente devo dire che lui poi è un amante, diciamo così, suonatore e anche un musicista di cornamuse scozzesi, insomma poi voglio dire, vediamo di portarlo anche sulla Zampogna, insomma gli facciamo questa cosa, vediamo, ma posso dire anche della musica che noi abbiamo presentato fino adesso, quindi ho studiato, quindi il concerto di questa sera racchiude tutto questo, dalla musica folk, alla musica popolare, al jazz di improvvisazione, dalla la lirica, ci sono degli strumenti che si sposano con quelli che solitamente vediamo a concerto, non un concerto da camera, ma un concerto sinfonico.